La proposta di lavorare sul testo della Medea è di Walter Pagliaro ed è una proposta, secondo me, molto felice. Intanto il testo senecano innova fortemente rispetto al dramma di Euripide. Il tema che è a tutti noto è quello della madre che invece di dare la vita dà la morte ai suoi figli. Nel testo senecano si inseriscono una serie di elementi ulteriori che sono particolarmente importanti e interessanti perché il mito di Medea viene, come si suol dire, tecnicizzato, cioè volto a significare anche altro, e nel mito di Medea e di Giasone si inserisce un elemento che non è nella tradizione mitica, che non era quindi in Euripide, che è quello della riflessione sul male che è nell'uomo e come questo male sia strettamente relato al tema del potere e del potere tirannico. Quindi questa riflessione sul regnum, è il termine che viene usato sul versante latino, sull'elemento sovversivo che questo determina, sul rovesciamento in relazione alle passioni che albergano nel cuore dell'uomo, è un tema di grande interesse ed è un tema sicuramente affascinante e trattato in modo affascinante. Più in generale, lavorare dal punto di vista della traduzione sul teatro di Seneca è di notevole interesse da due punti di vista. Intanto sono testi che presentano una fortissima elaborazione dal punto di vista retorico, formale, che quindi costituiscono una sfida a chi deve tradurre questi testi e costituiscono una sfida in particolare sul versante dello specifico teatrale, perché bisogna rendere questi testi fortemente elaborati, con una forte elaborazione stilistica e retorica, in modo tale da poter essere percepiti e risultare interessanti a un pubblico che è un pubblico contemporaneo. Allora, tutto questo deve passare attraverso una interpretazione, che deve essere anche interpretazione delle categorie culturali che sono alla base della lettura senecana di questo testo e che sono specificamente romane. Questo ci fa andare un po' alla radice dell'interesse che è opportuno avere sul versante della traduzione. Non si tratta solo di una competenza tecnica morfosintattica, ma si tratta di una interpretazione appunto di categorie culturali che sono veicolate da un determinato linguaggio e che poi hanno uno specifico che è quello del teatro. Quindi una lettura che sia specifica sul versante teatrale. È una sfida di grande interesse per gli studenti, i quali, peraltro, secondo la proposta che hanno messo a punto le colleghe che lavorano qui al Liceo Meli, lavoreranno in gruppo. E anche questo è una novità interessante da questo punto di vista, cioè non si tratta di un lavoro individuale, ma di un lavoro di gruppo in cui ci si confronta, si cercherà certamente il meglio dal punto di vista di un linguaggio, di un lessico che possa andare bene dal punto di vista della messa in scena, tenendo presente che questi testi, anche quelli che erano destinati forse alle sale di recitazione come le tragedie di Seneca, comunque si muovono, nascono, si sviluppano, crescono nell'attività di chi li ha prodotti, Seneca nella fattispecie, secondo un codice che è specificamente teatrale. Quindi, la cosa risulta di particolare interesse. Poi non ci sarà il protagonismo individuale, ne sono certo, ma ci sarà il protagonismo di un gruppo che si scambia esperienze, di un gruppo di giovani, di ragazzi che si scambia esperienze e che diventa protagonista di un'esperienza che è educativa da tutti i punti di vista e che trascende lo specifico della messa in scena e della semplice traduzione.